Ah, scuola di merda, non ce la faccio più. Ehi, aspetta, vediamo cosa c'è in TV. Sì, buonasera, buonasera, notizie dell'ultima ora. Sono nuovamente esplose le tette di Carmen Di Pietro mentre era in volo verso l'America. La stessa Carmen Di Pietro ha così dichiarato dopo l'intervento di riparazione. Ammazza, sono più grosse adesso! Ed è qualcosa di veramente allucinante. Quest'oggi a Mistero vedremo il rutto di un bufalo hawaiano rallentato, pensate, di ben 40 volte. Subito dopo la pubblicità, restate con noi. No, senti, sei una puttana, perché mi sono vista a portartela a letto? No, senti, Cima, che stai a dire? Cosa c'è una puttana? Quella sei proprio tu. E poi ti sei guardata, sei morta, sei bulla. No! Cioè, io sono Mora, tu sei come tutte le altre bionde! E voi? Quanta televisione guardate al giorno? Beh, diciamo che io guardo... Xmurri! Ti sei scordato il saluto? Minchia, vero? Ciao a tutti ragazzi, qua per vostra sfortuna c'è Xmurri. E sì, dicevo che io seguo abbastanza la TV, guardo parecchia TV, sia al mattino quando, diciamo, mi alzo con calma, mi faccio colazione e devo avere qualcosa davanti, se no non riesco neanche a infilarmi il cucchiaio in bocca. Poi magari quando torno alla scuola preferisco il computer, YouTube, piuttosto che la TV. La sera invece, visto che non mi va di stare tutto il giorno davanti al computer, ritorno, ahimè, sulla TV, assorbirmi tutte le porcate che danno a quell'orario. Già, avrete già sentito la connotazione negativa che ho dato alla TV. Beh, dall'intro avrete capito cosa non mi piace della TV. Troppi pochi programmi sensati, troppi programmi invece spazzatura, colti unicamente a sfruttare l'idiozia delle nuove generazioni composte da bimbi e bimbe minchia, creando sempre nuovi format abbastanza discutibili. Allora sì, salve signora, ci dica in due parole perché dovremmo prendere suo figlio per mammoni. No, cioè, perché mio figlio è una persona dal cuore d'oro, magari sarà un letterato, non c'ha una laurea, però c'ha un cuore veramente grande e spero che se possa trovare una ragazza che ci possa voler bene. Ciao Gerardo. Gerardo, in una parola, cos'è tua madre per te? Una madre. Ma diciamo che i programmi spazzatura non sono la cosa che più di tutte mi fanno odiare la TV. Ciò che davvero non sopporto della TV è che la TV non è una cosa libera. Non sei libero di esprimere la tua opinione e devi sempre stare attento a ciò che dici, perché tutto ciò che dici potrebbe avere ripercussioni su di te, pur dicendo la maggior parte delle volte solamente la pura e semplice verità. E altro concetto che si ricollega facilmente al concetto di non libertà è il fatto che in TV tutto ciò che dici viene automaticamente manipolato e trasmutato in modo da farti dire non quello che tu realmente intendi, ma ciò che loro vogliono sentire. No, guardi, con tutto il rispetto, secondo me la terra è rotonda. Ok, io accetto tutto benché le offese. L'avete sentito tutti, ha detto che mia madre è una bomba. Questo è seriamente inaccettabile. Ma Xmurri, perché accadono tutti questi litigi? Ma caro figliuolo, semplicemente perché i litigi attirano più pubblico. La gente non vuole più le soap opera, i film di animazione, i bei cartoni animati. Tutte cose vecchie, in questa generazione di merda. Ciò che va per la maggiore sono i litigi, possibilmente con fuoriuscite di sangue qua e là. Ma allora, qual è l'alternativa a tutta questa spazzatura? YouTube? Su YouTube c'è sempre posto per tutti. Non c'è un limite di canale che puoi creare, non ci sono censure nella maggior parte dei casi, ecco. Perché anche su YouTube, ahimè, qualche volta si è visto l'intervento di forze maggiori, Berlusconi Docet, che hanno, diciamo, influito affinché certi video in certe circostanze misteriose venissero in qualche modo censurati. Inoltre su YouTube credo che ci sia, nella maggior parte dei casi, meritocrazia. Ci possono essere 300 miliardi di canali, ma se tu sei veramente bravo verrai fuori in un modo o nell'altro. Ma la domanda a questo punto è: ma YouTube potrà mai diventare la televisione del futuro? Difficile dare una risposta ad ora, visto che in Italia su questo punto di vista siamo piuttosto indietro. È triste vedere gli altri canali, diciamo, inglesi, americani o comunque anche europei, magari della Germania, della Svezia, eccetera, molto più avanti di noi, molto più ingranditi di noi,
che sostanzialmente siamo sempre gli ultimi, costantemente gli ultimi. Inoltre, quanti dei vostri genitori guardano video su YouTube? Anche i miei stessi genitori, sì, mi lasciano libero, mi lasciano fare video su YouTube, non mi costringono a non farli. Ma non gli girerebbe neanche lontanamente per la testa di andarsi a guardare dei video specifici su YouTube. Quindi dare una risposta adesso mi verrebbe abbastanza difficile. Non voglio sbilanciarmi più che altro adesso nel dirvi se sì, YouTube sarà la televisione del futuro o no, non lo sarà. Più che altro lascio questo sporco compito a voi. Quindi fatemi sapere cosa ne pensate. Pensate che YouTube tra magari un paio d'anni, una decina d'anni, diventerà effettivamente, surclasserà effettivamente, cazzo come parlo bene, la televisione? Oppure pensate che in questo paese troppo arretrato, troppo ancora vecchio, YouTube resterà sempre quella piccola realtà sul web? Beh, fatemelo sapere con un commento qua sotto. Anche questo video è giunto al termine. Se il video vi è piaciuto lasciate un bel mi piace e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao ciao!